Oggi siamo in Valle Maira, precisamente ad Acelio. Quella che vediamo è la poesia di Silvio Einaudi dedicata a questa valle. Dopo una breve sosta ad Acelio, il nostro viaggio prosegue in direzione di Chialvetta. Quella che vediamo è la borgata Gate, l'antico ghetto, in quanto ospitava il lazzaretto nei periodi della peste. Eccoci giunti a Chialvetta, che è la borgata principale del vallone di Unerzio. Questa borgata nel tempo è stata magnificamente ristrutturata. Breve visita alla chiesa dedicata a Sant'Anna. In questa borgata si festeggia la festa patronale la quarta domenica di luglio. A Chialvetta ha sede il museo La Maison d'un Bot, cioè la casa di una volta, dove è stato ricreato l'interno di una tradizionale abitazione dell'Alta Valle Maira nel secolo scorso. Molto piacevole passeggiare in queste stradine. Chialvetta è sede di arrivo e di partenza di numerose escursioni, sia invernali che estive. Terminata la visita a Chialvetta, riprendiamo a scendere verso il fondovalle per poi prendere la deviazione e recarci ad Ussolo, che si trova nel comune di Prazzo ed è situato a 1337 metri sul livello del mare. Questa borgata, per la sua conservazione, è stata scelta per diventare set cinematografico all'aria aperta per film e documentari, come Il vento fa il suo giro di Fredo Valla, Pirot en fiat d'un bot di Sandro Gastinelli. La
la chiesa di Santo Stefano. La nostra città in Valle Maira prosegue con destinazione San Michele di Prazzo. Questa borgata che visitiamo è denominata La Rua ed era la sede principale dell'ex comune di San Michele di Prazzo. Gli affreschi che vediamo sulla facciata dell'ex municipio furono realizzati nel 1864, in concomitanza con i decori della facciata della chiesa antistante. Entrambi sono stati restaurati nei primi anni del 2000. La chiesa parrocchiale, dedicata a San Michele Arcangelo, conserva una parte romanica del 1300, con l'altare rivolto verso Levante, come voleva la tradizione medievale. Continuiamo la nostra visita a San Michele di Prazzo, ma una serie di tuoni e di fulmini ci consigliano di avvicinarci all'auto per ritornare verso il fondovalle. Un consiglio per chi viene nelle nostre vallate: visitate anche le vallate laterali, non solo la principale. Ne vale veramente la pena. Alcune immagini di Prazzo Superiore e di Prazzo Inferiore riprese dalla strada che sale verso San Michele. Il temporale ci coglie sulla strada del ritorno. Un saluto a tutti. Walter.